da profano, è stata più bella la partita tra Italia Under 17 e Under 19 che quella della 17 contro il Lussemburgo. Però la notizia è che l'Italia Under 17 alla sua prima internazionale ha vinto ed ha convinto. Ma non sei proprio profano però, questo non vale. Bene, sì, veramente sono molto contento di questi ragazzi Under 17, così anche come quelli dell'Under 19, perché hanno preso un po' la partita di ieri sotto gamba. Ci siamo passati con la Seniores quando giocavamo contro i 2000 e pensavamo di gestire le partite, così hanno fatto loro. C'è stato un grande inizio di Lubinati, seguito da poi da Albanesi, per cui quando i portieri parano la partita è sempre in bilico. Detto questo, molti complimenti per quest'Under 17, per questi ragazzi che lavorano dal 14 giugno e hanno già saputo mettere insieme uno spirito collettivo importante con un gioco, con una bella difesa che è stata proprio l'impronta nella prima partita contro il Lussemburgo. Il Lussemburgo è stato un po' al di sotto delle mie aspettative, me li aspettavo più tecnici, ma nello stesso tempo non c'era spazio per loro per entrare in difesa, e quando è così poi è venuto tutto facile. Anche per doti fisiche è una nazionale con grandi potenzialità, basti pensare ai due terzini Zanon, Stojanovic, o ai due pivot Rossi e Andreotta. Sì, non dimentichiamo che abbiamo altro Dello Vicario, che è un 2005, sempre di 2 metri. Forse è la prima volta che la nazionale italiana ha un terzino destro importante come Marco Zanon, ma è vero che c'è anche Carabulea e Virer nella sua posizione, per cui 3 terzini destri di buon livello, quindi ci lascia ben sperare per poter fare anche un gioco come lo facciamo in senior, dove le rotazioni sono importanti. Dalla parte sinistra Stojanovic è quasi già un giocatore, spero che possa a Trieste giocare minuti importanti. E non dobbiamo dimenticare che abbiamo 3 infortunati in quella posizione, che c'è Medicina, De Ruvo e Manojlovic, che si sono appena operati o comunque hanno iniziato un grande periodo di recupero che terminerà proprio per alcuni, spero, a settembre. Al netto di chi ci sarà e chi non ci sarà nel Campus Italia, nel progetto della collegiale, è chiaro che questo progetto permetterà di lavorare su alcuni giocatori di questa squadra in maniera continuativa, per gli altri c'è la possibilità di crescere nei loro club per poi ritrovarsi tutti in nazionale, per avere una nazionale che ha una grande potenzialità. In sostanza non dovrebbe centrare niente la nazionale con questa squadra, o quantomeno è mio dovere cercare di convocare sempre quello che a mio giudizio sono i migliori. È chiaro che chi sta qui ha la fortuna di farsi vedere tutti i giorni, forse anche la sfortuna, perché magari poi conoscendoli bene sai più i difetti che i pregi, no? Ma a parte gli scherzi, la squadra federale sarà composta almeno da 12 quindicesimi dei 20 che fanno parte dell'Under 17. Una bella impronta verrà data dal lavoro settimanale, e questo ne beneficerà moltissimo il gioco della nazionale.